Allora, 2-0, risultato stretto per lo United, come commentava proprio subito con i suoi colleghi Alessio Caporaletti, però un risultato che premia un'ottima prestazione della sua squadra. Sì, sì, buonasera a tutti, sono contento perché venivamo da un periodo un po' particolare, anche se abbiamo fatto risultato, abbiamo sempre concesso tanto alle squadre avversarie. E in settimana abbiamo quel poco che abbiamo potuto lavorare, perché abbiamo insomma giocato adesso di mercoledì, quindi abbiamo lavorato proprio su questo, sul fatto comunque di fare un po' più attenzione sulla fase difensiva. È stata una bellissima partita, vabbè, l'altra squadra conosciamo, si è rinforzata tantissimo nel mercato, sicuramente il mister ancora ci deve lavorare. Ser Pietri, a parte un amico, è un allenatore fantastico. Noi abbiamo fatto il nostro, io ho un gruppo di ragazzi che nonostante tutto tira sempre fuori il meglio. Quindi anche nelle difficoltà come questo periodo ci stanno mancando dei pezzi importanti, perché manca Cenicola, qualcuno è rientrato dall'infortunio, però chiunque entra in campo oggi, Simone Valenza, Rozzi ha fatto dei minuti fantastici, ha giocato in maniera, ha messo l'esperienza al servizio della squadra. Mister, ti aspettavi questa prova e soprattutto un Città di Anzio diverso da quello visto 20 giorni fa? No, assolutamente sì, assolutamente sì. Sapevamo, ripeto, che loro si erano sistemati e rinforzati sul mercato, sapevamo che comunque il tecnico ha avuto tempo per lavorare, quindi ce lo aspettavamo. Dall'altra parte noi dovevamo recuperare un po' di energie mentali più che fisiche e siamo stati più bravi. Che aspettarti che questo sarebbe stato un Città di Anzio diverso, conoscevi forse anche un po' le contromisure che avrebbe potuto prendere il tuo amico collega? No, ripeto, noi ci conosciamo, ci stimiamo, lavoriamo insieme anche sui settori giovanili, anche con una metodologia di lavoro che applichiamo. Il concetto è abbastanza semplice, io ho parecchi ragazzi che hanno giocato con lui, quindi sanno come lui lavora, lui sa come lavoro io. A suo sport c'è poco da inventarci, insomma, basta stare attenti e lavorare bene in settimana. Lo facciamo noi, lo fanno loro, è uscita una bellissima partita, il risultato lo dimostra, perché 2-0 è una partita aperta, bella e aperta, che lascia spazio a tutto al ritorno. Noi dobbiamo stare attenti, perché col Grande Impero siamo stati puniti, poi fortunatamente il ripescaggio ci ha aiutato. Dobbiamo andare lì sapendo che sarà un campo diverso, piccolo, loro sono bravi su quel campo, noi dovremmo stare attenti e fare la nostra partita. Allora mister, complimenti a tutta la squadra, noi ne abbiamo uno di questi artefici di questa buona prestazione, abbiamo commentato più volte durante la gara un'ottima prestazione soprattutto di Simone Mrak, era un po' atteso da tempo, anche se lui con molta calma si è ritagliato veramente dei grandi spazi, oggi la prestazione è premiata anche con quel gol. Finalmente direi, era da un po' che non facevo gol. Sono tornato al gol, sono molto contento e la partita è ancora aperta perché si basa su 120 minuti e non su 60 come oggi, però dobbiamo andare lì, abbiamo due risultati sul tre, però dobbiamo cercare di passare il turno perché è importante alla fine. Simone, più contento per l'esultanza o perché sinceramente parlando in tutte le zone del campo il mister oggi ti ha dato veramente tanta fiducia, ha sempre creduto in te, ma quest'oggi veramente forse avevi qualcosa in più nelle gambe? Beh, non è facile, devo dire che mi sto allenando tutti i giorni, anche ieri con la rappresentativa e sabato e domenica ho giocato, comunque non è facile giocare tutte le partite, però il mister ha fiducia in me, io lo so e basta ricambiarla questa. La tua umiltà comunque al servizio anche del mister e soprattutto ti abbiamo visto anche nelle partite di campionato proprio alla fine raccogliere anche qualche veemenza da parte dei tuoi compagni di squadra che comunque ti hanno spronato, questo fa bene per un giovane. Quello fa bene, io so che ho sbagliato, magari la cosa è un po' esagerata, però ci sta alla fine, bisogna crescere. L'importante è rimanere coi piedi per terra. Bene, grazie a Simone Mrak, mister. Fa sorridere anche questa analisi del giovane Simone. Mi piace il fatto che ha parlato di due partite a 60 minuti, perché ancora sta magari con la testa anche con l'Under 21. Lui sta giocando tanto anche con l'Under, lui come Carloni, ma io devo dire lui, Carloni, Cimini,
Jacopo. Beh, in questo momento di questa fase della stagione tra campionato, Coppa, non possiamo dimenticare, ogni tre giorni si è in campo e mettiamoci anche gli allenamenti, per cui non è facile. No, tante volte ecco, più giocano più si allenano, perché poi abbiamo poco tempo per farli allenare, però anche i ragazzi che non stanno venendo in prima squadra ma che spesso si allenano con noi, come Chierchia, come Morellini, come Usai, come De Luca, sono ragazzi che devono crescere e crescere con noi. Oggi secondo me ha fatto benissimo anche chi ha giocato poco, perché Carloni ha fatto bene, lo stesso Cimini, ma anche degli over. Poi il discorso è questo: bisogna mettere quello che abbiamo al servizio della squadra. Qui le partite non le vince mai un giocatore solo, quindi se loro mettono quello che hanno, la qualità, la tattica, la fisicità, quello che hanno lo devono mettere al servizio degli altri, e allora riusciamo a far venire le ciambelle col buco, altrimenti diventa difficile. Chicco Serpietri, preparata alla perfezione questa partita, manca ancora qualcosa da limare a questo Città di Anzio, però la cura sta portando buoni risultati, magari non in termini di punteggio, però qualcosa si sta vedendo di buono. Sì, vabbè, oggi avevamo tre innesti nuovi, Gaglietti, Viana e Fioravanti, quindi è ovvio che avevano soltanto un allenamento con noi, quindi c'è stato un po' di difficoltà a cercare di amalgamare la squadra oggi, proprio perché hanno avuto pochi allenamenti insieme. Poi sicuramente con la sosta e soprattutto queste due settimane che avremo per preparare il ritorno, ci sarà un po' più di amalgama tra i ragazzi. Ecco, mister, conta soprattutto questa sosta, perché sarà veramente un buon segnale, dove però naturalmente bisognerà lavorare nonostante che arrivino queste vacanze di Natale. Sì, vabbè, diciamo che il lavoro è l'ultimo dei problemi, quindi anzi a me piace, quindi ben venga. No, però credo che questa è una squadra oggi che sta dando i suoi frutti, nel senso comunque stiamo lavorando, stiamo cercando, i ragazzi stanno cercando comunque di accontentarmi sotto tutti i punti di vista, quindi beh, dopo un mese di lavoro si può dire qualcosa. Assolutamente sì, abbiamo vinto partite importanti, abbiamo perso a Pomezia, a Cisterna, dove comunque ci può stare, considerando anche che era da una settimana che stavo in campo con loro, quindi diciamo che per me, cioè nel senso, comunque la squadra dopo la sosta dirà la sua, anche in chiave playoff, ecco. Mister, c'è un ritorno da giocare, possibilità aperta, anche se il 2-0 non certo vi premia, però c'è tutto da giocare al ritorno. Sì, no, beh, 2-0 a sto sport è niente, però ecco, a me mi ha nervosito tra virgolette soltanto l'ultimo gol, dove ho chiamato il time out perché loro cercavano l'uno contro uno, l'ho messo in guardia, ho messo dei giocatori su ogni giocatore avversario, invece sul gol sono saltate le marcature e non hanno scalato, quindi ci sono stati un po' di errori individuali, che oggi è normale perché comunque è da poco che lavoriamo insieme, però credo che poi col tempo cercheremo anche di lavorare su questo e la squadra sicuramente prenderà forma.